la vestizione deve essere eseguita prima di entrare nel locale occupato dal paziente. La procedura non è da effettuarsi in modo sterile, essendo mirata alla protezione dell'operatore. 1. Indossare sovrascarpe. Due. Igiene accurata delle mani. Tre. Indossare il primo paio di guanti. Quattro. Indossare il camice monouso. Cinque. Indossare la cuffia. Sei. Indossare il facciale filtrante FFP2 o FFP3 quando occorre. Sette. Indossare il secondo paio di guanti avendo cura di coprire i polsini del camice. Otto. Indossare occhiali protettivi o visiera protettiva. Nove. La svestizione deve essere eseguita all'uscita dalla zona sporca, così come identificato dal percorso. I dispositivi utilizzati sono da considerare contaminati, pertanto attenersi all'ordine e alla modalità di esecuzione delle azioni indicate, finalizzate alla protezione dell'operatore dalla contaminazione. I dispositivi sono tutti monouso, da smaltire immediatamente nell'apposito contenitore, ad eccezione degli occhiali protettivi e/o della visiera protettiva, che potranno essere riutilizzati previa sanificazione. Posizionarsi su un telo imbevuto di disinfettante.
1. Rimuovere il camice sfilandolo dal davanti e avvolgendolo dall'interno all'esterno. 2. Rimuovere il secondo paio di guanti. 3. Rimuovere gli occhiali protettivi o visiera protettiva procedendo dalla parte posteriore del capo utilizzando l'elastico di tenuta. 4. Rimuovere la mascherina o il facciale filtrante procedendo dalla parte posteriore del capo utilizzando le stringhe o gli elastici di tenuta. 5. Rimuovere la cuffia. 6. Rimuovere sovrascarpe. 7. Rimuovere i guanti. 8. Igiene accurata delle mani.